devo dire che non lo so, pensi di quella loro. Io direi di sì. Tiriamo io la guardata. Non sanno dove mettere le scorie, non sanno che cos'è, che dietro c'è l'amianto, c'è l'uranio, ci sono un sacco di problemi e non serve. E devono venire qua i rappresentanti dell'Europa, devono venire qua per rendersi conto. Cazzo, non c'è stato un dibattito serio, se sì o no, sulla TAV. Non c'è stato un dibattito serio in televisione o da qualche parte o in assemblee. Con progettisti a favore e progettisti contro. I progettisti a favore non ne ho sentito uno! Dalla Boscaglia lunedì scorso. E noi siamo scesi di lì. Costretti. E cosa facevamo noi? Assolutamente nulla. Facevamo presenza, dimostravamo così la nostra volontà di notare. Tutto quello. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo presi il bavero, ci siamo messi il limone e le cose agli occhi. Così una mamma ha fatto questo. Ma guardi che le vecchiette sono in prima fila. È anche una lotta di donne questa. E hanno un coraggio infinito, perché poi è il coraggio della saggezza ma anche della dolcezza, no? Ti dico ancora una cosa sull'acqua. Se vanno a forare in questo punto, se cominciano i lavori in questo punto qui, l'uscita d'acqua calcolata da LTF, calcolata dai proponenti dell'opera, non da noi, di 1040 litri al secondo, sono 90.000 metri cubi al giorno, 90 milioni di litri al giorno persi da quel buco lì, se fanno un affare come questo. Voi pensate che l'Agna è stata dichiarata come calamità, come sito di calamità, perdendo 250 metri cubi al secondo. Noi rendiamoci conto che differenza c'è. Noi perdiamo 90.000 metri cubi, 90 milioni di litri al giorno da questa cosa qua. Questo è esattamente alla base del Rocciamelone, che è alto 3.500 metri, di conseguenza abbiamo un invaso sopra di noi di 3.000 metri, per un'estensione, quella montagna là, esattamente la montagna di fronte. Come togliere un tappo a una vasca da bagno. Perché tutti i partiti sono contro di voi? Contro di noi? A me purtroppo viene solo una risposta, perché avranno degli interessi politici o economici in ballo, perché non esiste altra risposta razionale. Se qualcuno ce l'ha me la faccia sapere, perché noi in 20 anni che ce ne occupiamo non l'abbiamo ancora trovata altra risposta razionale. Cioè, loro dicono che non si può stare fuori dall'Europa, dai grandi processi di modernizzazione. È assolutamente ridicolo, questa non è una linea moderna, anche da un punto di vista tecnico è una baggianata in realtà. Oltretutto non viaggerà nemmeno così veloce, perché viaggiando in galleria non è possibile. Noi abbiamo già la linea internazionale che è utilizzata meno di un terzo delle sue potenzialità. Il traffico merci su questa direttrice è in costante calo da anni e non si suppone che aumenterà mai. Già la linea attuale, storica, potremmo trasferire tutti i tir che attualmente transitano in valle sulla linea storica attuale. Peccato che mancano le politiche trasportistiche per farlo, e probabilmente anche la strutturazione del commercio in Italia non è tale da permettere un'operazione simile. Quante ne passano di macchine al minuto? Di macchine non lo so, soldato del transito dei tir, siamo a 800.000 tir all'anno dichiarati da SITAF. E ad esempio questa è una bella contraddizione, perché il TAV ci dice che toglierà 1 milione di tir dall'autostrada, cioè toglierà 1 milione di tir, che è un numero superiore a quelli che oggi passano. Allora forse qualcuno dovrebbe dire all'autostrada che non avrà i guadagni dei tir. Inoltre, quando si parla del risparmio, diciamo della riduzione delle emissioni ambientali perché i tir vengono spostati dalla gomma sulla strada, anche qua si dice una mezza verità o un quarto della verità, perché questo è vero solo ad alcune condizioni. Innanzitutto, solo se noi questa cosa la facciamo su una ferrovia che esiste già, perché qualsiasi
chiamiamolo così, economista ambientale, è in grado di dirti chiaramente che in quel costo lì tu ci devi far entrare anche il costo della realizzazione dell'opera, le emissioni di CO2 che vengono fatte dai camion di cantiere, o ancora più lontano delle emissioni di CO2 di dove viene prodotto il cemento, il calcestruzzo per realizzare i conci per fare le gallerie. Se tu metti tutto questo nel calcolo ambientale, scopri che la ferrovia ad alta velocità è uno dei peggiori metodi di trasporto. L'Europa quanto dà? Una baggianata, sono delle briciole rispetto a quello che servirebbe. Quello che cita adesso sono quanto 600 milioni rispetto a 20 miliardi di euro, capirà bene che fa ridere. Quindi sono le tasse degli italiani che pagheranno? A parte il fatto che anche i soldi dell'Europa sono tasse anche degli italiani e degli europei in generale, ma in ogni caso certo, perché probabilmente chiederanno i prestiti alle banche, garantiranno con lo Stato, dopodiché nei prossimi anni ci accorgeremo, già ci stiamo accorgendo, ma ci accorgeremo di quanto ci è costata questo delirio. Noi in Campania è praticamente da un decennio, da 15 anni che subiamo qualsiasi, tra virgolette, devastazione territoriale proprio in nome del progresso e dell'emergenza. Certo. Sei arrivato qua all'estremo nord? Perché se si perde qua si perde dovunque. Questo è il nodo più importante. È questo, ma l'hanno capito, non è che non l'hanno capito. Questo non è soltanto la lotta per un treno. Ed è questo che è importante far capire. È una questione comune. È un processo che se ormai si è creato, si è innescato a livello di sistema e nel quale siamo dentro tutti. E qui si è materializzato attraverso questa cosa del treno ad alta velocità.